Nella vita si può sbagliare, si possono commettere reati e pagare con la prigione, ma si può soprattutto rinascere e ricominciare. E se poi l'amore per la legalità e le istituzioni viene coltivata sin da piccoli, allora si sbaglierà sempre meno. Con questo spirito l'Istituto Comprensivo di Notaresco ha intrapreso l'iniziativa di eleggere un baby consiglio comunale e un baby sindaco, anzi una baby sindaca, Annalisa Gasparro, e sono stati accolti con una grande festa in piazza organizzata dal primo cittadino Diego Di Bonaventura. Lo spirito è sempre quello di ripartire dai più piccoli, dai ragazzi, dai bambini, perché sentiamo e si sente la necessità di educare alla legalità proprio, ecco, i più piccoli, perché sono coloro che formeranno la società del domani, e non c'è cosa migliore di farli ascoltare esperienze reali. L'insediamento del Consiglio Comunale Baby di Notaresco è stata l'occasione per far ascoltare ai ragazzi la testimonianza di alcuni carcerati attualmente ospiti della casa circondariale di Castrogno. Domenico, che cosa racconterai a questi ragazzi? Ma siccome io sono un genitore, posso dare un consiglio da padre. Cioè? Di studiare soprattutto, perché è alla base della cultura della persona, è fondamentale. E poi di impegnarsi nella vita. Che cosa rimpiangi? Appunto, magari di non essermi preparato bene per affrontarla. E magari non ho avuto gli strumenti adatti per farlo. Una giornata all'insegna della legalità e dei suoi principi, quella che si è svolta a Notaresco e alla quale è intervenuta la sottosegretaria alla giustizia Federica Chiavaroli. Questa è una bellissima iniziativa del Comune di Notaresco, perché il vero investimento che noi possiamo fare per un futuro migliore è quello sui giovani, e ai giovani far fare un'esperienza vera, un'esperienza di impegno nelle istituzioni, anche se nel Consiglio Comunale Baby, significa fargli capire quanto è importante la politica, quanto sono importanti le istituzioni, perché queste sono quelle che si occupano della comunità e quindi del loro futuro.